pubblicata nel 74, ma scritta da lui quando era ragazzino. Quindi è qui con noi Toni Sant'Agata! Applausone! Grande Toni! Io mi ricordo che anche perché la cosa più bella adesso sarà ascoltare te. Grazie, buonasera, buonasera Marche! Una canzone che vorrei cantare insieme a voi, una canzone che mi rappresenta nel mondo dello spettacolo italiano ormai da tantissimi anni, è una canzone che non so se ve la ricordate, vediamo un po'. Al balcone mio ci sono i rose, alla finestra tua li corna pesce, quanto è bello lo rimango, non sei con te che bella lo. Forza ragazzi! E se le corna tue fossero un bandiere, sarebbe tutti i giorni che starà funzionare, quanto è bello lo rimango, non sei. Portano bene, io ti voglio fare un'altra di strofa. E sulle corna tue fossero lampioni, non c'è la casa tua che illuminazione. Quante belle lo rimango, non sei tanto bello. È una strofa che nasce proprio al mio paese, perché io scrivo le canzoni da quando sono ragazzino e scrivo sempre testi e musiche. In questa occasione mi sono ispirato a un fatto realmente accaduto. Chiome San Paolo disse una canone, il giorno che la moglie fece un mazziatore, quante belle non ci mando, non sei tante. Sembra uno perché sembra le bocche dalla moglie, lui, perché io con mia moglie, pure. Io sono uomo, a parole fatti, pretendo l'acqua calda per lavare i piatti, quanto è bella lo rimango, lui secondo è più bella. È curiosa mia moglie è milanese. Io sono pugliese, abbiamo fatto un figlio romano. A metà strada voglio scontentare i suoceri. Quello dice che è fatta dal nord, me è fatta dal sud, l'abbiamo fatta al centro, non ce l'ho fatta più. Voi sapete come sono i milanesi? Brava gente, brava. Loro dicono sempre, no, per esempio, non è. Noi lavoriamo, andiamo a lavorare, andiamo a lavorare. Oh, andiamo, andate. D'altra parte il mio motto è chi fatica mangia e chi non fatica mangia siete del mio credo. Io certe volte mi entro a casa tutto sudente, stanca che non ho fatto niente tutto il giorno, quando si avvicina mia moglie e mi fa: scusa tanto caro, hai cambiato l'acqua al pesce, ma non ha bevuto neanche quella di ieri. Tiene le gambe dritte con mano brocca, ce lo passa un cane con la scopa in bocca. Quanto è bello che lo rimango, tu sei donna e non ti faccio la bambina di una stretta, prima che si torni e poi mi vado in casa. Quanto è bello che lo rimango, tu sei donna e non ti faccio. Quanto è bello lo rimango, tu sei donna e non ti faccio.
San Pio e c'era tutta la mia orchestra. Oggi sono venuto qui, ho portato l'elemento più, diciamo, intanto bello di tutta l'orchestra, una grandissima vocalist, si chiama Flora e questa sera proprio è Santa Flora. Allora, bene, c'è una canzone che mi rappresenta per quanto riguarda il mio amore per l'ecologia e per questi nostri straordinari, stupendi paesi. La scrissi e divenne immediatamente la sigla di una trasmissione che oggi si chiama Linea Verde. Allora era A come agricoltura. Vieni cara, siediti vicino e ti racconterò come le mie mani hanno toccato mille volte la terra, sotto sole, con la pioggia e col vento. Vieni cara, siediti vicino e ti racconterò le mie fatiche, ti parlerò di come il fiore al mattino sono ancora buongiorno, ti senti sicura, lavori in città, hai la vita inquadrata, io no, t'ho promesso la luna, ti andavo lo smog, venire da te, ma proprio io, assicuro non posso, è più forte in me. Le notte luce di cielo, come faccio a salvare le gemme del vero, la mia almeno ha bisogno di me. Vieni cara, spegnati nel fiume, qui vivo in argenta d'inverno, qui l'estate rende biondo frumento, qui prendi la misura del tempo, la sera quando il sole tramonta, siamo vincenti, la neve vissuta, da aver fatto qualcosa che resta, da aver fatto qualcosa che pare, vieni cara, siedi qui vicino, e ti racconterò come le mie mani, tanto grazie. E a proposito di San Pio, ho scritto un'opera lirica che ho rappresentato la sera della canonizzazione di Padre Pio, voluta da Papa Wojtyla. Ho avuto una grande gioia, la gioia che l'opera, allora rappresentata in aula Paolo VI, con 350 musicisti in scena, orchestra e coro di Santa Cecilia, adesso sta girando il mondo, soprattutto attraverso la preghiera finale. La canterò per voi e insieme a voi. Padre Pio, bisogno di te, del tuo amore, del tuo perdono, mi presento così come sto, in ginocchio davanti a te. Solo tu puoi capire perché porto in sé un segreto dolore, un'ansia qui dentro al mio cuore che mi blocca, non fa respirare. Aiutami Padre Pio, non riesco a pregare da solo, fammi riprendere il cuore, ridammi la pace del cuore, offri
frate della speranza, illumina il cammino, le notti stammi vicino, ti prego bisogno di te. Quando pure la fede tentenna ed il cuore è nella tempesta, quando poi tu non credi più a niente e un diavolo t'annebbia la testa, quando sembra che il faro si è spento e la sabbia è sconvolta dal vento, se la barca lo scoglio non vede, grande vecchio illuminato, aiutami Padre Dio. Non riesco a pregare da solo, fammi riprendere il cuore, ridammi la pace nel cuore. O frate della speranza, illumina il cammino, la notte sta vicino, ti prego bisogno di te. Con la messa ti sei inchinato verso il dono dell'Eucaristia, confessando hai aperto la via, hai toccato le corde del cuore, hai portato le piaghe di Cristo, la sua croce e il suo sudario, sei salito sul suo calvario per redimere l'umanità, aiutami Padre Dio. Non riesco a pregare la sua, fammi riprendere il cuore, ridammi la pace nel cuore, con frate della speranza, illumina il cammino, la notte sta vicino, ti prego bisogno di te. Grazie. Tosta questa canzone per me, ma adesso io improvvisamente rientro nei miei ranghi e vorrei la vostra gentile collaborazione. Intanto vi spiego, la mia prossima canzone parla di una sposa, la zita, che si mangia la zita la prima sera. Vediamo. Che si mangia la zita, che si mangia la zita. Che si mangia la zitta la prima sera, 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 che si mangia la zitta, che si mangia la zitta, che si mangia la zitta l'altra sera, che si mangia la zitta l'altra sera, tempo ci chiamano tanto, due ne per ben corrente, numero di bere galante, numero di bere galante, numero di bere galante, siamo la zitta la davanti, numero di bere galante, siamo la zitta la davanti. Che si mangia la zitta ogni 5 sera, che si mangia la zitta ogni 5 sera, 5 piatti da macchere, un impressore, cannello, quattro colonna, vanno volte, col tempesto vanno e due lente, penso mente, numero di bere galante, numero di bere galante, sempre la zitta, numero di bere galante, che si mangia la zitta, che si mangia.
mangiava la zitta, che se mi mangiava la zitta, lui si diceva, che se mi mangiava la zitta, lui si diceva. Vediamo un po' cosa mangio la zitta la sedicesima sera. 16 kg del salsicce, se ne mangia secchia a secchia, 15 kg del vermicelli, basta la veste di suora mia, 14 kg di insalata, ma lasciata senza via, 13 kg di vigli secchi. Se ne mangia serio, io devo giusto di ogni po', se ne mangia tanto poco, 11 kg di tempo, forse chiude la zitta in Africa, io sono la mia vita, 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 non basta la mia vita, forse posso la mia vita, la mia vita, la mia vita, se ne mangia tanto giusto, se ne mangia lo spirito, se ne mangia tanto giusto, la sua vita, la mia 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 vita, spettacoli incredibili che io ho fatto in questa regione e la possibilità di avere sempre un pubblico grazioso, ma soprattutto attento come voi. Grazie. Grazie. Grazie a tutti voi, grazie anche ai gruppi di giovani che mi hanno preceduto e ancora verranno. Un grande applauso perché tagliando un discorso che io ho iniziato quando ero piccolo, sarebbe a dire 70 anni fa, perché io ho perché io ho 83 anni. Io sono nato il 9 dicembre 1935. Eccomi qua con tutte queste esperienze mondiali, anche con qualcuna di calcio, perché ho inventato il derby del cuore, poi è diventata partita del cuore, sono ancora oggi il presidente della nazionale. Della nazionale italiana attori e devo dire che gioco ancora a pallone. Quest'anno ho segnato quest'anno, gioco a calciotto a 9, sento che qualcuno può immaginare diversamente. Io quest'anno, nell'anno 2000, vabbè, io mi riferisco ai miei tempi, 2018. Dal 1 gennaio ho segnato fino adesso 90 reti su campi grandi di calciotto e di calcio. Se questo è per voi, è così. L'anno scorso ne ho segnati ben 127 nell'anno 2017 e non mi fanno segnare, mi spezzano le gambe. È successo anche qua vicino per una partita di solidarietà, mi hanno ammazzato, sono stato per 8 mesi senza parlare della mia moglie perché sennò mi ammazziava. Mia moglie. Io non so se c'ho il tempo perché avevo promesso al sindaco di Arquata una canzone che ho scritto proprio per un'occasione di queste dove i nostri paesi qualche volta vengono devastati, ma siccome le origini non bisogna mai dimenticarle, io ho scritto questa canzone, ma non vedo nessuno se posso fare anche questa canzone.
No, è un po' di copi, ci sono tutti gli amici che devono ancora la cena. E mi viene voglia di restare, anche se non ho più casa, anche se soltanto sassi. Con questo è il mio paese e mi vien voglia di giocare dove un dì c'era una piazza, dove un cuore di bambino ansimava per la corsa. E mi viene voglia di pregare dove un dì c'era una chiesa, dove un dì porterò la sposa, ti preparavi a dire di sì. E mi viene voglia di sperare che un giorno tu torni la vita, che con sole ritorni l'amore a riscaldare questo mio paese. Quattro mi piaci e poi ti metti sul campo.
bocchina di rambronde, so come al mare, oppure per te, ci vuole coraggio, gli sparacchi e muore d'amore, che le mie voglio te, voglia, perciò vorrei coprirla con orga, ti baci, ti baci, ti baci, perché ti faccio ti baci, e torni che ti insulta ancora, vorrei coprirla con orga, ti baci, ti baci, ti baci, perché ti faccio ti baci, finale, e torni che ti insulta. Gioia, per me è la voglia di tornare bambino, perché a 83 anni l'unico segno è... Ma vi rendete conto? Ecco, vi rendete conto? Che energia! È incredibile, veramente. È un caso unico, è veramente pazzesco. Complimenti in assoluto, veri, sentiti, sincerissimi. Quindi 7.000 concerti, quindi quanta energia ho sprecato, lo vedete fra, mi sembra consumato quel cuore, assolutamente no, anzi mi sa che il lavoro mi dà energia, mi dà la bella, mi dà la vitalità. Prego, prego. Io ho sempre ammirato e lodata anche per la tua grande giovinezza, ma devo dire, c'è stato un episodio che il pubblico si è alzato in piedi a una canzone. Era successo una ventina di anni fa, esattamente a Pittsburgh, nel grande teatro, Syrian Theater, che durante questa canzone tutto il pubblico si alzò in piedi. Erano 2.500 persone negli Stati Uniti. Grazie, l'avete fatto in piedi. Vogliamo dare un bellissimo premio? Allora, ti consegnerà un premio alla carriera il vicepresidente del Consiglio regionale Marche, ingegner Piero Celani. Salve tanto. Sì, ditemi. Eccolo, eccolo, faccio tutto io, prendo anche il premio, non ho la valletta, faccio io. Un ragazzino come questo noi ne abbiamo bisogno, perché dobbiamo farci tornare l'entusiasmo, no? Per poter ripartire su queste zone non basta soltanto il coraggio, ci vuole anche l'entusiasmo ce l'hanno i giovani, lei ha dato una preparazione questa sera proprio di grande vitalità, e quindi prenderemo spunto da questa vitalità, non c'è questione di età, quindi si riparte tranquilli e veramente in bocca al lupo per i prossimi 7.000 concerti, che so, insomma, che dire. E poi vediamo che cosa dobbiamo fare. Dobbiamo fare, insomma, quindi mi raccomando sia dietro la nazionale, perché ultimamente sono questi ragazzi cantanti, insomma, non è che fanno anche... Vabbè, c'hanno una certa età. Una certa età. Questa bellissima maglietta, cominciamo per Divano. Questa è un'eccellenza della nostra città, eh? Allora, noi siamo città... Noi, io dico Ascoli perché comunanza, insomma, cosa vogliamo il sindaco che sta qui con tutta l'amministrazione. Ascoli è una grande città che racchiude, diciamo, tante eccellenze, tra cui siamo città di cerami artistiche di qualità. Abbiamo riconoscimento tipo come De Ruta, come a Napoli e quant'altra cosa. Quindi qui c'è un maestro che rappresenta un po' questa città di eccellenza, come Ricardo Colpi. Eccolo qui. Si rappresenta poi non solo in Italia ma anche, diciamo, in tutto il mondo, insomma, quindi abbiamo un'esperienza, abbiamo una tradizione come la canzone, insomma, è una tradizione lunghissima che parte addirittura dal secolo.
Thank you.